Dal 15 settembre la linea 1 metropolitana e la funicolare centrale saranno in funzione ogni venerdì e sabato fino alle 2 del mattino, ad annunciarlo il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che questa mattina con l'assessore ai trasporti Edoardo Cosenza ed il direttore generale di ANM Francesco Favo ha fatto il punto sugli interventi relativi al trasporto su ferro in città. È stato chiuso un accordo con tutti i sindacati, di questo ringrazio anche i lavoratori che sono stati parte attiva e molto positiva in questo rilancio del servizio, e quindi da settembre i napoletani il venerdì e il sabato potranno prendere metropolitana e funicolare fino alle 2 di notte. La riapertura di diverse uscite metropolitane, il nuovo sottopasso di collegamento tra Porto e la stazione Municipio, che entro agosto collegherà anche San Giacomo e Medina, l'avvio dei lavori per l'utilizzo di telefono e wifi nelle stazioni interrate della linea 1 e l'installazione di nuove emettitrici abilitate ai pagamenti elettronici, sono numerosi i passi compiuti dall'amministrazione Manfredi dal 2022 ad oggi per assicurare ai cittadini un trasporto pubblico più efficiente ed in linea con la forte vocazione turistica della città. Una rapida trasformazione sia in termini quantitativi che di qualità dei treni, perché adesso stanno andando molto veloci i nuovi treni, l'entrata in circolazione dei nuovi treni della linea 1, e con un'eliminazione graduale di quelli vecchi che insomma sono decisamente poco affidabili. Questo comporta una rapida diminuzione dei tempi di attesa, quindi un miglioramento della frequenza, e poi ci sono gli attesissimi prolungamenti degli orari che ci portano a livelli delle altre città italiane. Interventi che proseguono gradualmente con la messa in esercizio di treni nuovi ad alta capacità ed affidabilità e destinati ad aumentare entro novembre, raggiungendo una frequenza di 8 minuti rispetto ai 14 iniziali. Chiaramente la nostra volontà è quella di investire sempre di più su un trasporto pubblico che consenta per i napoletani, e poi ci auguriamo anche in futuro per tutta l'area metropolitana, di non utilizzare l'automobile ma utilizzare i mezzi di trasporto. 17 milioni e mezzo di euro stanziati interamente dal Comune sono stati destinati alla manutenzione degli impianti da sottoporre a revisione. 61 tra scale mobili e ascensori sono in fase di sostituzione senza chiusura al pubblico nella tratta Vanvitelli-Cogliaminei della linea 1, e sono prossime le aperture delle stazioni centro direzionale e tribunali della linea 1 metropolitana.